Nei Vangeli sinottici, la professione di fede di Pietro rappresenta un tornante decisivo della sua vita. È la conclusione del ministero di Gesù in Galilea. In Galilea Gesù ha annunciato il regno di Dio, ha insegnato le condizioni fondamentali per ricevere il regno di Dio e ha compiuto una serie di miracoli che esprimono la vicinanza del regno di Dio. A questo punto Gesù sta per iniziare un itinerario nuovo, ma prima di cominciarlo chiede ai discepoli che cosa pensino di lui. È una specie di bilancio. Vuol dire: abbiamo fatto una lunga esperienza insieme, avete ascoltato tutte le mie parole, conoscete le mie opere. Bene, chi dite che io sia? Al di là di quello che pensa la gente, che può avere opinioni diverse, voi siete in grado di dare una risposta più profonda e impegnativa. Chi dite che io sia? E la risposta dei discepoli attraverso la bocca di Pietro è: tu sei il Cristo di Dio, nel Vangelo secondo Luca. In Vangelo secondo Marco è: tu sei il Cristo. In Matteo è: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Sono un tantino diverse, ma il senso è sempre quello. È come dire: sei colui che è legato a Dio e di cui noi ci possiamo fidare. Che è come dire: siamo disposti a mettere in gioco la nostra vita con te e per te. Questo è il senso della professione di fede. E allora a questo punto Gesù inizia la seconda parte del suo ministero e la inizia annunciando la passione e la morte. Dice: ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi sacerdoti, dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. E se qualcuno vuole venire dietro di me, deve rinnegare se stesso, prendere la sua croce e seguirmi. Insomma, incomincia la parte dura, oscura del ministero di Gesù, quella che culminerà nella sofferenza, nella passione e nella morte. I discepoli dovranno accompagnare Gesù in questo cammino e la professione di fede doveva essere la garanzia. Siccome ci fidiamo di te, riconosciamo che tu sei venuto da Dio, allora ti veniamo dietro, anche se non capiamo del tutto, anche se non condividiamo del tutto il tuo modo di immaginare il ministero, soprattutto la croce, il fallimento, la sofferenza. Questo dice il Vangelo. Però il Vangelo lo proclamiamo oggi. E quindi la domanda che Gesù fa ai discepoli: chi dice la gente che io sia? E poi: e voi chi dite che io sia? È una domanda che viene rivolta a me e che viene rivolta a voi. Solo che noi siamo in una condizione diversa da quella di Pietro. Pietro aveva visto finora solo i miracoli e la predicazione di Gesù. Noi abbiamo visto anche la passione e la risurrezione. Allora il discorso è: voi chi dite che sia Gesù di Nazareth? Lo riconoscete come un profeta, come diceva la gente, o lo riconoscete come uno strettamente legato a Dio, per cui attraverso le sue parole e attraverso le sue azioni Dio raggiunge la vostra vita, per cui attraverso Gesù siete incontrati da Dio e potete incontrare Dio? Capite che questa è la domanda decisiva, perché essere cristiani o no dipende essenzialmente da questo, dal riconoscere che siccome Gesù di Nazaret è risorto, Dio lo ha, come si dice, raccomandato,
giustificato e lo ha presentato a me e a voi come il rivelatore del suo amore, della sua grazia. E vuol dire che allora, siccome è risorto ed è vivo, nella nostra vita possiamo incontrare e il nostro rapporto con Dio passa attraverso Gesù di Nazaret. Perché dico questo? O insisto su questo? Perché altrimenti non si capisce molto della esperienza di vita di Chiesa. I sacramenti, il battesimo, la cresima, l'Eucaristia e così via, i preti, i vescovi, e il catechismo, la dottrina della fede, tutti questi elementi qui, che cosa ci stanno a fare? Non sono delle complicazioni? Se Dio è immenso, quindi è dappertutto, in cielo, in terra, in ogni luogo, non basta che io nel mio cuore esprima un desiderio di Dio, o un amore di Dio, o una volontà di fare la volontà di Dio. E non basta questo. Non basta la sincerità del mio sentimento e il comportamento corretto della mia vita, delle mie decisioni. Potrebbe bastare se il problema fosse io ed io. Ma per un cristiano il problema è io ed io attraverso Gesù. Io con Gesù davanti a Dio. Io davanti alla rivelazione di Dio che è Gesù. E allora il rapporto con Gesù diventa fondamentale. I sacramenti servono a questo, no? I sacramenti servono a innestare nella vita di Gesù, in modo che io continuo a vivere come Luciano, però la mia vita è innestata nella vita di Gesù. In qualche modo Gesù vive dentro di me e attraverso di me. E si intende attraverso di voi. Quando San Paolo scrive ai Galati: fratelli, tutti voi siete figli di Dio, aggiunge, mediante la fede in Gesù Cristo, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Allora, attraverso il battesimo, quella vita che è la vita di Gesù diventa vostra. Il Signore risorto, vivo, entra dentro alla vostra esistenza, per cui non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio né femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Ed è interessante perché il greco ha il maschile, non dice tutti voi siete una cosa sola, in greco si poteva dire anche. C'è il maschile e c'è il neutro, e il femminile si intende. E San Paolo non usa il neutro, non dice tutti voi siete una cosa sola, usa il maschile, tutti voi siete uno solo, Gesù, il suo corpo, la sua presenza, è la manifestazione del suo spirito, la continuazione delle sue opere, è la sua attività di salvezza nel mondo. Tutti voi siete questo. Allora, lì si gioca quello che è caratteristico della esperienza cristiana, quello che differenzia dall'ebraismo o dall'islam, o se intende ancora di più, dalle altre religioni. Il cristianesimo nasce quando si riconosce che nell'uomo Gesù di Nazaret Dio si è fatto vicino, si è rivelato, ha vissuto il nostro cammino di esistenza umana e lo ha portato a perfezione nella risurrezione e nella gloria. E che quindi per noi vivere, avere rapporto con Dio, vuol dire innestarci in Gesù, nel mistero della sua presenza, del suo corpo. Diventare il corpo di Cristo, cioè la presenza viva, visibile di Cristo oggi. E portate pazienza se lo ripeto, tutto il complesso dei sacramenti e dei sacramentali, tutta la struttura della Chiesa, tutto il contenuto della fede
vuole esprimere e realizzare questo, il rapporto con Gesù, con Dio attraverso Gesù. È chiaro, uno può andare a Dio anche con la sua coscienza, con la sua libertà, ci può andare con i suoi desideri, se sono desideri buoni, con i suoi comportamenti, se sono comportamenti giusti, ma per noi non c'è modo di immaginare il rapporto con Dio se non attraverso Gesù. Questa è la professione della fede. Voi, chi dite che io sia? Cioè, voi riconoscete che il rapporto con Dio passa attraverso Gesù o no? O ci volete andare direttamente? Torno a dire, è possibile, no? In tante religioni si va a Dio direttamente, con la preghiera, con il desiderio, eccetera. Non ho niente da dire su questo. Ma ho da dire che il cristianesimo è un'altra cosa. Che il cristianesimo va a Dio attraverso l'uomo Gesù di Nazaret, figlio di Dio fatto uomo, e quindi attraverso la conoscenza di Gesù e l'amore di Gesù e l'inserimento in Gesù. Torno a dire, sacramenti e Chiesa servono a questo. In modo che avvenga quello che abbiamo ascoltato nella prima lettura, che dice: riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione. Guarderanno a me colui che hanno trafitto. Dopo averlo trafitto, ucciso, guarderanno a me come alla ricerca di una sorgente di vita. Ne faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico, lo piangeranno come si piange il primogenito. In quel giorno grande sarà il lamento a Gerusalemme, simile al lamento di Hadad Rimmon nella pianura di Megiddo. Nella pianura di Megiddo era morto in battaglia, combattendo contro gli egiziani, uno dei re più pii, più buoni, più santi della storia di Israele, il re Giosia. E la morte di Giosia era stata una crisi di fede tremenda, perché era come dire: ma come? Quello che è il più santo di tutti è morto in battaglia, quindi è in qualche modo stato umiliato e sconfitto. Com'è possibile che Dio abbia permesso una cosa di questo genere? E il lamento di Hadad Rimmon, richiama questo lutto di Israele per la morte di un re straordinariamente santo come era Giosia. Ci sarà quindi un lamento come quello, ma non più nella pianura di Megiddo, dove era avvenuta la battaglia, ma a Gerusalemme. A Gerusalemme, un lamento per la morte di un re messia, trafitto, ma che diventa sorgente di vita. In quel giorno vi sarà per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme una sorgente zampillante per lavare il peccato e l'impurità. Naturalmente noi leggiamo questo brano in riferimento al Cristo crocifisso, a quel sangue e acqua che escono dal suo costato e che sono una sorgente zampillante per purificare il peccato dell'uomo, per mettere nel nostro cuore la grazia di Dio. Dio attraverso Gesù.